Allora, intanto una piccola presentazione. Allora, io e il signore che abbiamo il piacere di avere adesso sul podio, l'ingegner Gabor Tarzali, ci siamo conosciuti parecchi anni fa in Brasile a un congresso nel 1997 e abbiamo avuto il piacere di rivederci l'anno scorso praticamente, sempre in Brasile, e ci siamo detti dobbiamo smetterla di vederci in posti così lontani. E allora il nostro amico, che fa capo al Hungarian UFO Network, che è l'equivalente del Centro Ecologico Nazionale in Ungheria, si è preso una macchina ed è venuto qui con moglie e due amiche. E quindi si è fatto una bella tirata, ma è qui per farci una bella relazione. Allora, signori, se finite di prendere posto, io ho l'onore di passare la parola a Gabor Tarzali. Prego. Signore e signori, il mio nome è Gabor Tarzali e vengo da Ungheria. I'd like to greet you in the name of the Hungarian ufologist. E ho il piacere di portarvi il saluto a nome degli ufologi ungheresi. I am very happy to be here and to give you an overview about the Hungarian ufology. E sono molto felice di essere qui a darvi una descrizione generale dell'aspetto dell'ufologia nel mio paese, cioè l'Ungheria. First, I would like to give some information about Hungary. Prima di tutto, una qualche informazione generale sull'Ungheria. Hungary is a beautiful country and friendly country in the heart of the Europe, with population of 10 million people. Allora, l'Ungheria è un bel paese di persone amichevoli, situato nel centro dell'Europa, di 10 million people. 10 milioni, una popolazione di 10 milioni di persone. I think most of them know well that the capital of Hungary is Budapest, a beautiful city next to the Danube River. E penso che molti di voi sapranno che la capitale dell'Ungheria è Budapest, una bella città sulle rive del fiume Danubio. My city is the second biggest river, the second biggest city in Hungary, named Debrecen, and it is the eastern part of Hungary. La mia città si chiama Debrecen ed è la seconda città dell'Ungheria e si trova situata nella parte est del paese. Let me to say some sentences about the history and the current situation of the Hungarian UFO research. Ora vorrei dire qualche parola per quanto riguarda la storia dell'ufologia nel mio paese, cioè l'Ungheria, e la sua attuale situazione. In Hungary the UFO research activity started in 1990, so by now we have more than 20 years of experience in investigating this field. Allora, per quanto riguarda la ricerca in Ungheria, la rete di ricerca ungherese sugli UFO è stata fondata nel 1990, quindi abbiamo già oltre due decenni di esperienza. Several interesting UFO cases happened in our country, for example, flying object, close encounters, abductions, crop circles, etc. Nel nostro paese si sono verificati diversi casi di interessanti che coprono un po' tutte le tipologie principali, ovvero sia sorvoli di UFO, incontri ravvicinati, crop circle e così via. I think you know well. Until the change of political system in 1989, Hungary was a socialist country. Ora penso che sappiate tutti che prima del regime di cambiamento di regime politico, cioè fino al 1989, l'Ungheria era un paese di tipo socialista. Earlier there was no freedom of the press, and information exchange, and there was not any information about UFOs or any similar phenomena available for the people. Prima di questo periodo, cioè prima del 1989, non c'era libertà di stampa, non c'era possibilità di scambio di informazioni e non vi erano informazioni sugli UFO o fenomeni simili disponibili per il popolo. It doesn't mean
that earlier no UFO events happened in Hungary, but these pieces of information were kept secret. Questo naturalmente non vuol dire che non ci fossero stati eventi UFO che si sono verificati in Ungheria, però in questa situazione questi eventi e le relative informazioni rimasero segrete. The first UFO research group in Hungary, the Hungarian UFO Research Network, was founded in 1990 in Debrecen. Come dicevamo, il primo gruppo di ricerca UFO, che ha il nome di Hungarian UFO Research Network, cioè la rete di ricerca UFO ungherese, è stata fondata nel 1990 a Debrecen. In the initial time of the Hungarian UFO Research managed to trace numerous interesting UFO events from the past. Nel periodo iniziale di questa ricerca, i ricercatori UFO ungheresi sono riusciti a tracciare numerosi eventi di tipo ufologico dal passato. The most interesting story at that time happened on 18th of August 1986 near Colozsvár, Romania. Ora, la storia più interessante di tutto questo periodo che abbiamo detto si è verificata il 18 agosto del 1968 vicino alla località di Colozsvár. Colozsvár, the name of the city Colozsvár or Cluj-Napoca. In Romania, 150 km dal confine ungherese. A straw-shaped UFO was floating for a duration of 4 hours over the Baci Wood next to the great historical Hungarian city. Ora, quello che è successo è che un UFO a forma di cappello. This is the picture, yes, you can see the picture on ecco, the slide. Questo potete vedere l'immagine in questa diapositiva. Si è verificato che questo UFO a forma di cappello è rimasto flottante per circa 4 ore al di sopra di una foresta vicino alla grande città storica di ungherese di Colozsvár. The city Colozsvár is an ancient Hungarian city and in the past belonged to Hungary, but nowadays today this city belongs to Romania. Si tratta di una città storica che in quell'epoca apparteneva alla nazione della Ungheria, mentre invece oggi appartiene alla Romania. There were many eyewitnesses, and a very famous UFO photo about this object was taken by a local young man named Emil Barna. You can see the picture in the slide. Ora, ci sono stati questo fenomeno e molti testimoni. La più famosa foto che è stata presa è quella che voi vedete in questa diapositiva da un giovane abitante locale, il cui nome era Emil Barna. The story was totally similar to the famous Belotic UFO in former Yugoslavia on 17th of July 1974. Ora è interessante perché questa storia è veramente simile, molto simile, a quella dell'UFO di Belotic nella località della ex Jugoslavia nel 17 luglio del 1974, appunto in questo paese chiamato Belotic. At the beginning of the 90s, UFO activity increased in Hungary. More and more UFO cases happened, for example, flying object and landing UFOs, close encounters, abductions, crop circles, and other UFO stories. Ora, invece poi progredendo, all'inizio degli anni 90, l'attività UFO ha avuto un aumento in Ungheria, ci sono stati sempre più casi di avvistamenti di UFO, comunque connessi con UFO, come per esempio passaggi di oggetti volanti non identificati, atterraggi di UFO, incontri ravvicinati, abduction, cerchi in grano e infine anche una probabile prova di tipo concreto, materiale. In a few years, around 2000 years, the number of UFO events decreased. Since that time, only few interesting cases has happened in Hungary. Poi invece quello che si è verificato è che in questi ultimi anni, intorno al 2000, il numero di eventi UFO si è ridotto. A partire da quel momento vi è stata giusto una manciata di casi veramente interessanti che si sono verificati in Ungheria. Several UFO conferences were held in Hungary. We have excellent international and intercontinental relationship to exchange new information on UFOs. Ci sono stati diverse conferenze a tema UFO che si sono tenute in Ungheria. Abbiamo degli eccellenti rapporti internazionali e intercontinentali per favorire lo scambio di nuove informazioni a proposito della ricerca UFO. We think it is very important to inform each other and the people all over the world.
Siamo convinti che sia molto importante di informarci fra di noi e informare i popoli in tutto il mondo. So this is the main reason why I am here now at this UFO symposium. E questa è esattamente la ragione principale per la quale io sono qui presente a questo simposio UFO. And other main reason of my participation in this conference is my great friend Dr. Roberto Pinotti. E l'altra mia grande principale motivo della mia partecipazione a questa conferenza è appunto la presenza del mio grande amico Roberto Pinotti. We have been good friends since the first World UFO Conference in Brazil, 1997. Siamo buoni amici praticamente da quando ci siamo conosciuti alla prima conferenza mondiale sugli UFO che si è tenuta a Brasile, nella città di Brasilia nel 1997. This conference was a very great event of the international ufology. Questa conferenza è stata veramente un grande evento nella storia della ufologia internazionale. Okay, after all, let me to say some sentences about interesting UFO cases in Hungary. Bene, premesso questo, vorrei dire adesso alcune cose a proposito di alcuni casi interessanti di UFO che si sono avuti in Ungheria. One of the first interesting cases was the road inspector's encounter with a UFO. Ora, uno di questi primi casi interessanti è quello che è stato denominato l'incontro dell'ispettore stradale, ispettore insomma colui che va a ispezionare lo stato delle strade, non so esattamente come si può dire, insomma l'incontro di questo ispettore con un UFO. The story happened in December 1986 after 2 o'clock p.m. L'evento si è svolto nel dicembre del 1986, un po' più tardi, un po' dopo le 2 di pomeriggio. The place of the story is National High Road, the number 35 High Road, and this place was visited UFOs several times in Hungary. Ora praticamente questo evento si è svolto su questa autostrada numero 35 vicino alla città di Debrecen. At this time, a road inspector observed a brightish shaped object on the lowland about 250 meters far from the road. In questo caso, questo ispettore appunto che ispezionava la sede stradale osservò un oggetto molto luminoso a forma di disco che si trovava su un campo arato circa 250 metri di distanza dalla strada. Two weeks later, another road inspector was driving on the same road section. Ora, quello che si è verificato poi 2 settimane dopo, il 9 gennaio 1987, quello che è successo è che un altro ispettore stradale, appunto come dicevamo, transitando intorno alle 2.40 in questo stesso tratto di strada, notò un oggetto simile. Yes, the object was landed at the pole. In questo caso però l'oggetto che fu notato da questo ispettore, in questo caso si era posato sul suolo, sul campo arato. The witness saw a disc-shaped object from a distance of about 200 or 250 meters. Ora il testimone vide questo oggetto a forma di disco che vedete in questa immagine, praticamente osservato a una distanza di circa 200-250 metri. He said that it was a silverish color disc-shaped alien craft with a diameter of about 15 meter. Lui disse che si trattava di un oggetto a forma di disco. Disse che si trattava di un oggetto a forma di disco. Praticamente che secondo lui era una nave aliena con un diametro di circa 15 metri e un'altezza di circa 7-8 metri. And its height was about 7 or 8 meters. A row of windows, 8 or 10 windows was visible on the side of the craft, as well as an opening entrance under them. A row of windows and an entrance. Quindi come vedete nell'immagine, secondo il testimone era visibile una serie di oblò o di finestre lungo la circonferenza dell'oggetto e al di sotto vi era quello che sembrava un'apertura come un portello di discesa. In front of the entrance a humanoid creature was visible.
e in fronte praticamente di fronte a questa, che se poteva sembrare un'entrata, era visibile una creatura dalle fattezze generali di tipo umano. And two other creatures in greyish dress were moving around the truck. E intorno all'oggetto vi erano altre due simili creature che abbigliate con una specie di tuta grigiastra si stavano muovendo intorno all'oggetto. So it was the first UFO case in Hungary what was investigated by the Hungary UFO Research Network. Quindi questo fu il primo caso che fu investigato, che fu sottoposto a ricerca da parte di questa rete di ricerca UFO in Ungheria. Another exciting UFO encounter happened on the same highway in April of next year. Ora, sempre in questo tratto di strada, nel 22 aprile del 1986 si svolse un altro incontro molto interessante. An ambulance car was followed by an orange colored and ball-shaped object with a Saturn. Ora, questo caso vide praticamente un oggetto rotondo con una specie di anello intorno che lo faceva assomigliare un po' alla forma del pianeta Saturno. Questo oggetto praticamente seguì per un certo periodo di tempo una ambulanza che transitava lungo questa autostrada. The object was floating about 30 or 40 meters high above the road in front of the ambulance car when it was noticed by the car's messenger. Ora, quello che successe è che questo oggetto stava fluttuando a circa 30-40 metri di altezza sulla strada e davanti all'ambulanza. Questo quando fu notato appunto dalle persone che si trovavano dentro l'ambulanza stessa. The strange object followed the ambulance car. E lo stesso oggetto seguì la ambulanza per circa 15 minuti. It was in 15 minutes on about 19 km long drive. Quindi praticamente per un periodo di per una distanza di circa 19 km. The passengers of the medical car said the object was very close and it was bigger than their car. I passeggeri affermarono che l'oggetto era molto vicino e aveva dimensioni maggiori di quella della loro ambulanza. Then suddenly the UFO stopped over a small wood, descended slowly to the ground and disappeared. Poi successe che improvvisamente l'UFO si fermò sopra un piccolo boschetto, discese lentamente, si posò sul terreno e scomparve. The medical crew and the passengers were very frightened and they drove off fast. E praticamente sia lo staff medico che i passeggeri dell'ambulanza furono molto spaventati e scapparono via molto in fretta. Now let's see some other stories from other parts of Hungary. Ora adesso vediamo qualche altra storia proveniente da altre parti dell'Ungheria. First I would like to say some sentences about an abduction. Ora questo vediamo prima di tutto un caso di abduction. This abduction happened on the Christmas night in Békéstón. Ora, questo caso si svolse la notte del 26 dicembre 1991, cioè la notte di Santo Stefano, vicino alla città di Békés. The story happened in 1991. E fu appunto un caso del 1991 quando? And the time was about midnight. Intorno a mezzanotte, appunto. A 29-year-old man was also abducted by alien beings. Ci fu un giovane di 21 anni che fu anche addotto da esseri alieni, sequestrato da esseri alieni, che è questo che vedete qua. This is the abducted man. Istvan. Istvan Balog, the name of the man. Il nome appunto è questo che vedete, Istvan Balog. Yes. At this time he lived in a house with his parents. All'epoca lui viveva in casa assieme ai suoi genitori. And that night he was out until midnight. E in quella notte specifica rimase fuori fino a mezzanotte. When he arrived home he was just about to enter the garden gate when he noticed a bright greyish fish shape on an object floating over the yard at about 10 meters high. Quindi quando stava arrivando a casa, stava per entrare nel giardino di casa, quando notò questo oggetto molto brillante, grigiastro, a forma di disco, che fluttuava al di sopra del loro giardino a un'altezza di circa 10 metri.
That was all the young man saw, and the next moment he lost control over his will. Questo è tutto quello che vide quel giovane, e il momento successivo perse qualsiasi controllo volontario. He felt as if some unknown power forced him to go under the UFO in the ray of light that descended from it. Sentì come se una qualche forza esterna lo spingesse ad andare al di sotto, a posizionarsi al di sotto dell'UFO, entro un raggio di luce che discendeva direttamente da questo oggetto. You can see the situation in the slide, but of course it is an illustration. Ecco, qui vedete una illustrazione di questa situazione, naturalmente è solo un disegno. Right, after that he was inside the UFO. Then he had only some fragments of memory from the time spent inside. Dopodiché gli rimangono solo alcuni frammenti di memoria del tempo che a quanto pare lui ha trascorso dentro all'oggetto. About 2 hours later he recovered in the garden of his house. Circa 2 ore dopo si ritrovò nel giardino della sua casa. He had a terrible headache. He was trembling and his face was distorted. Aveva un tremendo mal di testa, stava tremando e il suo intero viso era distorto. The next very interesting story happened in the neighboring county city. Allora, la successiva storia interessante avvenne nella città vicina. In the neighboring county city, the name of the city is Mesaveri. Allora, questo caso avvenne nella città dal nome di you can see the place on this map. This is the map of Hungary. Ora qui voi potete vedere la collocazione del luogo di questo evento. And this is the location of this story. E qui vedete appunto il punto rosso è dove si è verificato il caso nella parte est dell'Ungheria. A 50-year-old woman was abducted by UFOs on 3 subsequent evenings, Monday, Tuesday and Wednesday. Ora, quello che successe fu che una signora di 50enne fu sequestrata, fu sottoposta ad abduction da parte di UFO nel corso di 3 notti una dopo l'altra, praticamente di lunedì, martedì e mercoledì. She was asleep when very strange things happened to her. Ora lei si trovava, stava dormendo quando cominciarono a succedere delle cose molto strane. She had only some fragments of memory of the happenings, and first she thought the whole thing was a dream. Aveva solamente dei piccoli frammenti di memoria disponibili di quello che era successo e in un primo momento pensò che l'intera questione non fosse altro che un sogno. She thought it is a very strange dream when she was in a special room and there were little strange beings. Remember the woman of her dreams. È un sogno molto strano dove lei si trovava in una stanza molto speciale dove c'erano dei piccoli strani uomini che ricordarono alla donna appunto dei suoi sogni, per così dire. But on the following day after these dreams, the woman noticed strange red spots or marks of unknown origin on her belly. This is the spots on her belly. Oh, però quello che successe il giorno dopo questi strani sogni, la donna notò dei strani segni rossi di origine sconosciuta sul suo addome che sembravano un po' come delle bruciature. Spots like burns. Mm-hmm. She didn't feel any pain and the marks were not sensitive at all to cold, warm or pressure. Lei non provava alcun dolore e i segni non davano origine, non erano per nulla sensibili a caldo, freddo o pressione. After 1 week, she went to see a doctor, gave account of the events that had happened to her and presented the strange wounds. Dopo una settimana si recò da un dottore, lo raccontò appunto quello che gli era successo e gli fece vedere appunto questi strani segni che ancora aveva. The doctor hadn't seen anything similar until that time and she, the doctor, wasn't able to give any kind of diagnosis about it. Il dottore non aveva mai visto nulla di simile fino a quel momento e non fu in grado di dare formulare alcun tipo di analisi. These wounds were very strange for the doctor. Questo tipo di ferite, questi segni erano molto molto strani per il dottore.
And because of this, the doctor believed the story. E a causa di questo, fu proprio per questo che il dottore credette a questa storia. She agreed that the woman was probably examined by alien beings from the UFO and the injuries were the marks of the abduction. E praticamente convenne anche lei sul fatto che la donna probabilmente era stata esaminata da esseri alieni provenienti dall'UFO e questi segni che riportava sull'addome erano appunto dovuti a questa analisi. After all, let's see some other UFO photos and stories in Hungary shortly. Adesso vediamo brevemente altre foto di UFO e storie UFO ungheresi. In 1990, the right UFO was photographed in Kiskun Bélegyháza city. This city is in the center of Hungary. Ora, it's not so important for you to say the name of the city. No, Kiskun Bélegyháza in Hungary. Allora, nel 1990, in questa città dal nome molto difficile, che ha appena detto che io non ci provo neanche a ripetere, si fu avvistato un UFO molto, molto luminoso che fu anche fotografato, come vedete qui. It was a flying object at a very high speed over the city. E si trattava di un oggetto che sorvolava la città a una velocità molto elevata. In the same year, another strange unknown object was noticed next to a small village in East Hungary. E lo stesso anno vi fu uno strano oggetto che fu notato in prossimità di un piccolo paese. A bright and colored object was floating for some seconds over the ground and then it disappeared and it was photographed. Questo luogo praticamente si svolse sempre nella parte est del paese, si trattava di un oggetto molto luminoso e colorato che rimase fluttuante per diversi secondi al di sopra del terreno, poi scomparve, però comunque fu fotografato in quell'immagine che vedete qua. In 2001, a disfigured object was accidentally photographed when a photo was taken of a young lady. Ora invece questo è un caso del 2001, quando questo oggetto a forma di disco che vedete fu fotografato in modo accidentale, quando appunto fu fatta una foto a questa signora che vedete qua. In 2011, in Debrecen city, two or three strange lights were flying over the city at a low speed, without any sound, and it was photographed. Invece qui abbiamo un'altra foto relativa a una cosa che si è verificata nel 2011 nella città di Debrecen, quando si sono viste due o tre strane luci sorvolare la città a bassa velocità senza alcun suono. You know, Debrecen is my city. E voi sapete appunto Debrecen è la mia città. In 2009 a silverish figure shaped unknown object was observed by two fishermen on the world famous Hungarian plain named Portugal. Invece nel 2009 un oggetto sconosciuto a forma di sigaro, di colore argenteo, fu osservato da due pescatori sulla famosa pianura ungherese di Ortobagi. The object was hovering over the lake for 2 minutes without any sound or other strange phenomena. L'oggetto rimase praticamente fluttuante al di sopra del lago per 2 minuti senza alcun suono o altri fenomeni strani di qualsiasi tipo. E quindi scomparve. The next story is a very interesting story when official persons met UFOs. Questa prossima storia che segue è un evento molto interessante quando una persona che aveva un ruolo ufficiale avvistò un UFO. This story happened in the western part of Hungary, next to the Lake Balaton. Ora, questo si verificò nella parte ovest dell'Ungheria, vicino al lago Balaton. And the time was 1997. Fu nel 1997. A 30-year-old man, a security guard in a factory, noticed a strange light in the sky when he was on duty with his dog. Allora, quello che si verificò fu che questo uomo, un trentenne, una guardia, probabilmente un membro delle forze dell'ordine, mentre si trovava in servizio assieme al suo cane, notò una strana luce nel cielo. He had just started his round bay in the area. Aveva appena cominciato il servizio di pattuglia. When he told that it could be a disco light. But after some seconds the light appeared above him and he had to realize that it was not a disco light but a bright round shaped flying object above him.
Da un primo momento pensò che si trattasse del riflesso della luce di una discoteca, ma bastavano pochi secondi perché poi questa luce apparve al di sopra di lui, così che ebbe modo di comprendere che non si trattava della luce di una discoteca, ma di un oggetto molto luminoso, una forma rotonda, che si trovava fluttuando al di sopra di lui. While he aimed his pocket torch at the upper side of the object, a glaring white cone-shaped ray of light descended from there to the ground. Ora, mentre lui, osservando questo oggetto, puntò la sua torcia elettrica in direzione della parte superiore dell'oggetto, vi fu una luce a forma di cono, una luce molto brillante a forma di cono, che discese dall'oggetto fino a terra. He was standing rooted to the ground. Quindi il testimone si trovò praticamente investito da questo fascio di luce e si sentì come incollato al terreno. The next moment he was inside the ray, which was about 1 meter in diameter, and then he totally lost control over his mind. Appena si rese conto di trovarsi all'interno di questo raggio di luce che aveva il diametro di circa 1 metro, quasi subito praticamente perse qualsiasi controllo cosciente. After some minutes he recovered at the same place. Dopo qualche minuto riprese conoscenza sullo stesso posto. The ray and the UFO disappeared. E l'UFO e il fascio di luce erano già scomparsi. He was trembling. Stava tremando. He was looking for his dog, but it was nowhere to be found. Cercò subito il suo cane, ma non fu possibile trovarlo. The dog showed up later and he was very frightened. Comunque il cane fu ritrovato più tardi e appariva molto molto spaventato. The man rushed in his cabin, called the police and asked them to come and help. L'uomo corse alla sua cabina, chiamò la polizia e chiamò la polizia per essere aiutato. Few minutes later the police arrived and he told them the story. Pochi minuti dopo la polizia arrivò e lui raccontò quello che gli era successo. The policemen were very surprised because they knew that his security guard was reliable. E i poliziotti furono molto molto sorpresi perché conoscevano questa persona e sapevano che si trattava di una persona molto affidabile. Then they went to the police station to make an official report. Quindi si recarono alla stazione di polizia per stendere un rapporto ufficiale. As soon as they had started the paperwork, another policeman rushed into the office and told them to go out with him. E avevano appena cominciato a scrivere questa relazione, che successe che un altro poliziotto corse dentro all'ufficio e disse loro di uscire assieme a lui. They all rushed out from the office room and they saw a bright red round-shaped object to float above the police car at some meters high. E si precipitarono tutti quanti fuori dalla stazione di polizia per vedere un oggetto di colore rosso intenso, di forma rotonda, che fluttuava di sopra della macchina della polizia, qualche metro al di sopra della macchina della polizia. The object emitted a blinding, indescribable colored cone-shaped ray of light to the car in 8 or 10 seconds time period. Then suddenly the echo flew away. L'oggetto emetteva un fascio di luce a forma di cono accecante, di un colore veramente indescrivibile, e proiettava questo fascio sulla macchina e continuò a fare questo per circa 8-10 secondi, dopodiché volò via. Several policemen gave evidence that it was a real UFO. E furono diversi i poliziotti, gli agenti di polizia che qui vedete, che testimoniarono che si trattava di un vero UFO. And that is official record about this story in Hungary at the police. E naturalmente la polizia ha nei suoi archivi il rapporto ufficiale su questi eventi. Now let me speak some sentences about crop circles. Ora vediamo un po' qualcosa in merito ai crop circles. In 1992, very big crop circles originated in Hungary. Ora, abbiamo un caso del 1992 dove ci fu veramente una grande formazione
this crop circ was observed in a wheat field in western Hungary next to a bigger city, Székesfehérvár. Ora, questo praticamente si svolse nella zona che avete visualizzato, illustrato col puntino rosso. Non ci provo nemmeno a dire il nome di questa città che è difficile, e si tratta di un grande formazione in cui il più grande, diciamo, cerchio più grande sono 36 metri di diametro. So the diameter was 36 meters and the crop circle was totally regular. E la formazione era totalmente di tipo regolare. Several people saw unidentified luminous phenomena over this wheat field the night when the circle was probably created. E ci furono diverse persone che videro dei fenomeni luminosi non identificati, non spiegabili, al di sopra di questo campo di grano nella notte in cui questa formazione presumibilmente fu creata. It was the first reported crop circle in Hungary. Quindi questo è stato il primo caso riportato, riferito, di crop circle in Ungheria. Yes, but after that more crop circles were discovered in various parts of Hungary and in the neighboring countries. E dopo di questo molte altre formazioni furono scoperte in varie parti dell'Ungheria e nei paesi vicini. For example, this is a crop circle from Romania. Questo che vedete, per esempio, è un crop circle in Romania. This crop circle was found next to Arad town, not so far from the Hungarian border. Questa formazione è stata trovata vicino alla città di Arad, nel sud-ovest della Romania, non lontano dal confine ungherese. Ok, after all, I would like to present you a very interesting photo about vision of the Virgin Mary. Ora invece adesso vediamo un caso di una foto molto interessante di uno dei cosiddetti fenomeni appartenenti alla categoria BVM, cioè Beata Vergine Maria. It is a real and investigated photo. Si tratta di una foto reale che è stata opportunamente investigata. The vision was observed by a picture restaurant in 1989 in a northern Hungarian village. Ora questo sì, in questo caso avvenne in un paese nel nord dell'Ungheria il 3 settembre del 1989. Yes. Quindi prima di tutto il testimone ebbe modo di osservare qualcosa di strano visivamente, dopodiché prese questa foto che vediamo. The restorer was working on the restoration of the main altar picture in the Roman Catholic Church and he had photos made of the altar and scaffolding. Ora, il testimone era uno degli operai che stava lavorando alla ristrutturazione dell'altare maggiore di una chiesa romana cattolica e quindi lui aveva fatto delle foto, stava facendo foto all'altare proprio per documentare i lavori. During the taking of the photos, he looked down from the scaffolding and he saw two figures in front of the altar. Durante la fase in cui stava prendendo le foto, ebbe modo di guardare giù dalle impalcature sulle quali si trovava e notò due figure davanti all'altare. Both of them, the figures, were surrounded by a halo with bright glories on their heads. E entrambe le figure praticamente apparivano circondate da una sorta di alone con una sorta di corona al di sopra della testa. The restorer didn't mention his vision to anybody until the preparation of the negative. Questo lavoratore non parlò di questa sua visione a nessuno fino a quando le foto furono stampate. But the figures observed by him were visible under magnified color photo. Ma poi si rese conto che sulle foto stampate, poi ingrandite, le figure che lui aveva osservato erano ben visibili. The negative was certificated by the Hungarian press agency. Questo negativo, l'autenticità di questo negativo è stata poi in seguito certificata dall'agenzia di stampa ungherese. It was an official agency at that time. E si trattava all'epoca di una agenzia ufficiale. And the head of the department of the agency stated the following.
e quindi praticamente il capo di questo dipartimento affermò che è molto difficile che questo negativo sia stato in qualche modo manipolato. It is hardly probable that this negative has been manipulated. Okay? Mm-hmm. As part of the statement given by the vicar of the church in this village, I declare that there is no sculpture nor picture in the church that could cause a phenomenon similar to the photo by light. E vi è anche una dichiarazione che è stata data dal vicario di questa chiesa nel villaggio di Caraxon, che dice, dichiaro che non vi è alcuna scultura o pittura nella chiesa che possa provocare un qualsiasi tipo di fenomeno simile a quello documentato in questa foto. So it was a very very interesting case what our UF research group investigated. Questo è stato veramente un caso molto interessante che il nostro gruppo di ricerca UFO ha investigato. Finally, a very interesting UFO story in Hungary when a strange object was given for a man. E infine vediamo un caso molto interessante, un caso UFO molto interessante che si è verificato in Ungheria quando abbiamo uno strano oggetto fu dato a una persona. This is a story about a very interesting object, a rod of magnesium. Questo oggetto, molto, molto interessante e curioso, è questa barretta di magnesio che vedete in questa foto. This rod is a property of a 64-year-old man named Laszlo Wapo, who lives in Debrecen town. Quindi questo oggetto è di proprietà di un signore di 64 anni, di nome Laszlo Wapo, che vive appunto nella sua città che è Debrecen. He states that he got this rod from alien beings in 1974 on an August night when he was abducted by aliens. Lui afferma che questo oggetto gli è stato dato da degli esseri alieni nell'agosto del 1974, quando durante una notte fu sottoposto a una abduction da parte di alieni. The abducted man remembered that he was on the terrace of his little cottage on the skirts of the Debrecen town that night. Il testimone, questo signor Laszlo Wapo, ricorda che si trovava sul terrazzo della sua piccola casa nella periferia della città di Debrecen quella notte. So he is the abducted man who is the owner of this road. Questo è il signore appunto che è a cui appartiene questa barra che abbiamo visto. After the abduction, when he recovered on his bed, he noticed a strange green light on a paper box next to his bed. Dopo alcuni minuti, quando poi si riprese, che si trovava sul suo letto in questo caso, notò una strana luce verde in una scatola di cartone vicino al suo letto. He went closer to the box and he found a silverish bright rod emitted green light there. Si avvicinò a questa scatola e vi trovò dentro questa barra di colore argenteo che emetteva questa luminosità verde. After that, this man stored the rod in secret for a long time. Dopodiché il testimone custodì questa barra, questo oggetto, segretamente per lungo tempo. Finally, in 1991, 17 years after his abduction, he got in touch with the Hungarian research network and he told his story to us. E poi dopo, alla fine del 1991, cioè 17 anni dopo il suo episodio di abduction, si mise in comunicazione con la rete di ricerca ungherese sugli UFO e ci raccontò la sua storia, ma prima di tutto, però inizialmente esitò molto a farci vedere la barra. At first, he hesitated to show the rod. Okay. Finally, he agreed to make a sampling from the rod, but unfortunately, he cut it into three parts and he gave us only the middle part of it. Alla fine fu convinto a fare un campionamento in modo da poter sottoporre ad analisi il materiale di questa barra, ma sfortunatamente lui stesso la tagliò in tre parti, come vedete qua praticamente, e a noi diede solamente la parte di mezzo. We had the chance to see the two other parts only in 1992 and 1994. Avemo la possibilità di vedere le altre due parti solamente nel 1992 e nel 1994.
After a long pressing, he agreed to present the road in public on the first International UFO Congress held in Debrecen on the 1st and 2nd of October in 1994. Insomma, il testimone non era molto collaborativo. Dopo molte pressioni, alla fine fu convinto a presentare l'oggetto in pubblico nel corso del primo convegno internazionale UFO che si tenne a Debrecen nel primo e il secondo di ottobre del 1994. This was the first international UFO conference in Debrecen, and between the participants there were Mr. Antonio Huneus from USA, Michael Hesemann from Germany, Vladimir Avinsky from Russia, and Colonel Polman von Kelitsky from the USA. Ora qui questi sono alcuni dei partecipanti di un certo rilievo del primo congresso internazionale che si sia mai tenuto in Ungheria. Abbiamo Antonio Huneus, Michael Hesemann from Germany, Vladimir Avinsky from Russia, and Colman von Kelitsky from the USA. Ok, quindi abbiamo praticamente dalla Germania, dalla Russia e dagli Stati Uniti. So it was the moment when the road was presented for the public. Questo è il momento in cui la barra fu presentata al pubblico. The rod is a cylinder-like object with an original length of 36 centimeters, but it was cut into three parts of approximately identical lengths. Abbiamo detto che l'oggetto era una barra della lunghezza originale di 36 centimetri, ma sfortunatamente fu tagliato in tre parti, come abbiamo detto prima. Its diameter is about 18 millimeters. Il diametro di circa 18 mm. The surface of silver gray of metallic luster. E la superficie ha un colore grigio argento con un aspetto di tipo metallico. The rod consists of magnesium. Allora la barra consiste di formata da magnesio. The middle part of the rod is simple without any other thing. La parte centrale è molto semplice senza alcun altro oggetto di alcuna rilevanza. One end, however, is very special. Ma un'estremità è molto particolare. The resting thrust plume of pyramid protrudes and this formation constantly emits green light. Ora, quello che è interessante è quello che vedete, questa formazione di tipo piramidale che si estende da un'estremità praticamente. Illuminating the rod. Questa formazione che vedete emette costantemente una luce verde. Illuminating the road, this light or phosphorescence becomes very strong and long-lasting. Si è notato che sottoponendo questa barra a una luce molto forte, questo effetto come di fosforescenza diviene molto forte e dura molto lungo. The material of this light emitter is unknown. It has not been investigated yet. Ora il materiale di questa porzione che emette luce non è sconosciuto e non è ancora stato sottoposto ad alcun tipo di analisi. The other end is much more interesting. Ma l'altra parte è quella ancora più interessante. Its surface is little bit rougher. La superficie è un po' più grezza. Gold colored hemisphere like buggings can be seen on it. Ora vedete, su questa porzione ci sono come degli emisferi di colore dorato che sono, come vedete, uno a fianco all'altro, come vedete in questa immagine. Ok, coloring the third hemisphere and isosceles triangle can be found, supposedly made of some material. Poi, oltre a questi emisferi che abbiamo visto, si trova questo triangolo isoscele, anche questo apparentemente fatto da qualche forma di metallo, ma che comunque è ancora sconosciuta. The triangle's lattice points towards to the third hemisphere as if it was going to make a message. Ora, notate che il vertice del triangolo punta verso il terzo emisfero, come se questo dovesse essere costituire o custodire una qualche forma di messaggio. Inside the triangle, an oval slightly corrugated foil was constructed. E vedete che dentro al triangolo si trova come un foglio di un altro materiale di forma ovale e leggermente corrugato.
from the depths of these oval polycolor lights are emitted constantly. E da dentro questo materiale, sia quello che sia, vi sono sono emesse in modo costante delle luci colorate. And the material of this rod is the most interesting. E la cosa più interessante di tutto è il materiale che costituisce questa barra. The material of the rod has been investigated several times and at various places. Ora, questo materiale è stato sottoposto a diversi esami in diversi laboratori. According to the investigations, it is evident that the material of the rod is extra pure magnesium. E tutte queste analisi concordano sul fatto che il materiale che costituisce questa barra è magnesio extra puro. In three investigations in Europe, the purity was almost 100%, which is inaccessible on Earth. Ora, in tre investigazioni, in tre diverse ricerche, esami, che sono stati svolti in Europa, è stato riscontrato che la purezza del materiale era circa il 100%, cosa che è inaccessibile sulla Terra. But according to another investigation in Japan in 1997, the purity of the rod is 99.5%. Ora, ci fu anche un'altra analisi che si svolse in Giappone nel 1997, che consentì di appurare che il livello di purezza del materiale era pari al 99,5%. It is sure that the composition of the rod is unique on Earth. Ed è sicuro che la composizione di questa barra sia unica in tutta la Terra. And we can see a similar story from Brazil when the magnesium also was an important material. E qui adesso vediamo, per connessione di argomento, un'altra storia UFO, questa volta che viene dal Brasile. Anche in questa storia il magnesio è un elemento importante. In 1957, two fishermen watched the UFO crash and explode over the beach of Ubatuba near São Paulo City. Ora, questo successe nel 14 settembre del 1957, quando due pescatori ebbero modo di osservare un UFO che si schiantò ed esplose sulla spiaggia di Ubatuba, nella provincia di San Paolo. Some pieces of the UFO was picked up and it was investigated. Ebbero modo di recuperare qualche frammento di questo oggetto esploso e di sottoporlo a indagine. And the analyzation resulted that the material of these pieces is magnesium. 99.99% pure magnesium. Ora, il risultato di queste analisi furono che il materiale analizzato mostrava una percentuale di purezza pari al 99,99%, quindi quasi una purezza assoluta. So, there is the question. Is it possible that magnesium is an important metal for aliens? Quindi verrebbe da chiedersi, è possibile che il magnesio sia veramente un metallo importante per gli alieni? And another story from the other side, when a rod object was interesting. Ora adesso vediamo un'altra storia, che si è verificata a Debrecen nel 1994. Rod story was interesting. Storia che si è verificata lungo una strada. The young lady, her hairdresser, was abducted by UFOs in 1994. Praticamente in questa storia una giovane donna che faceva la parrucchiera fu sottoposta ad abduction una notte mentre stava dormendo. And the lady remembered that a very strange alien being stood next to her bed. E la giovane ricorda che un alieno molto, molto strano vide questo alieno molto strano vicino al suo letto. And the being handed a rod-like object in his hand and he lit her with the rod-like object. E questo alieno aveva in mano un oggetto a forma di barra con il quale praticamente la illuminò. Before finishing my presentation, I would like to say some words about a new important relation of the Verdier project.
Ora, prima di finire questa mia presentazione, vorrei dire alcune parole a proposito di una nuova importante relazione nell'ufologia mondiale. A very great World UFO Congress was organized in China, in Dalian City, in 2005. Nel 2005 un grande congresso mondiale, di rilevatura mondiale, sugli UFO fu organizzato in Cina, nella città di Dalian. I have participated in this congress as one of the European UFO researchers. E io ho partecipato a questo congresso in qualità di uno dei vari ricercatori UFO europei. Several interesting UFO cases from China and the world were discussed at this conference. E nel corso di questa conferenza furono discussi diversi casi UFO molto interessanti dalla Cina e da tutto il mondo. Moreover, on the initiative of the Chinese UFO researchers, the representative of 15 countries founded the World UFO Association. Inoltre, su iniziativa dei ricercatori ufologici cinesi, i rappresentanti di 15 paesi hanno fondato l'Associazione Mondiale per le Ricerche sugli UFO. And the main purpose of this association is to invite UFO researchers from more and more countries to take part in the activity of this organization. E lo scopo principale dei fondatori è stato quello di invitare i ricercatori UFO da sempre più paesi del mondo a prendere parte delle attività che sono promosse da questa organizzazione. And later, when the conditions are right, the World UFO Association will be applied for the formal registration to the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. E più avanti, quando le condizioni saranno più idonee, questa associazione ufologica mondiale rivolgerà una formale domanda per la registrazione presso la UNESCO, ovvero sia il Consiglio Scientifico e Culturale delle Nazioni Unite. It is the plan of the Chinese UFO researchers. Questo è il piano dei ricercatori ufologici cinesi. The location of the congress was a very beautiful and interesting city, Dalian City, with 6 million population. Ora il luogo dove si è svolto questo congresso, che è la città di Dalian, è veramente un posto molto molto bello, con circa 6 milioni di abitanti. Several UFO stories have happened near the city over the years. E in questa città, nelle sue vicinanze, vi sono state, nel corso degli anni, ci sono state molte storie di UFO. And even a huge UFO-shaped tower was built by the city leader on the top of a hill over the city. A very, very huge UFO tower. It's amazing. E addirittura, come vedete in questa foto, è stato deciso di costruire questa torre a forma di UFO, che è un monumento, non è la torre dell'acquedotto come potrebbe sembrare, e che è stata eretta praticamente su una collina che domina la città. Ok, and finally, I would like to recommend a great UFOlogist. The Hungarian UFO researchers are proud of the world famous UFO researcher named Mr. Colonel Retired Colonel Szmankiewicz, who was the director of the ICUFO. Ora, in questa parte finale del mio intervento vorrei spendere due parole per commemorare un grande ufologo di origini ungheresi. E praticamente i ricercatori UFO ungheresi sono fieri di ricordare il ricercatore ufologico di fama mondiale, Colonel Forman Fankaritsky. Questo è il nome, che è stato il direttore, scusate, ma preferisco non da noi di questi nomi che sono un po'. Colman Fonkevischi. Grazie. È stato il direttore del IQFON praticamente. He was a very great UFO researcher and he helped us to develop the UFO research work in Hungary. È stato una grande personalità e ci ha aiutato molto a sviluppare la ricerca ufologica, il lavoro di ricerca ufologica in tutta l'Ungheria. Unfortunately, he died in 1998. Purtroppo è morto, ci ha lasciato nel 1998. And his memory will stay with us forever. I think with us and with the Italian UFO researchers and with the UFO researchers in the world. E la sua memoria comunque resterà con noi ufologi ungheresi, con gli ufologi italiani, con gli ufologi di tutto il mondo per sempre. Ladies and gentlemen, it was my presentation. Thank you very much for your attention.
Grazie capo, una cosa che vorrei aggiungere, il primo simposio organizzato dal Centro Zoologico Nazionale si è verificato nel 1967 a Riccione. È stato un enorme successo all'epoca, otteniamo oltre 60 articoli di stampa, tutti positivi su questa manifestazione, ci fu una trasmissione televisiva della RAI fatta da Gianni Bisiak in contemporanea col congresso. Fu veramente una grande soddisfazione e lanciò il Centro Zoologico Nazionale. Vorrei aggiungere che questo è avvenuto nel giugno del 1967. Nel novembre del 1967 l'allora presidente del Centro Zoologico Nazionale, Mario Maioli, commendatore Mario Maioli di Bologna, e il sottoscritto si recarono al congresso mondiale fatto dai ricercatori UFO, fatto Mainz, a Magonza, della Germania occidentale. Ed è lì che abbiamo conosciuto Coleman von Chemisky, che vale la pena di ricordarlo perché mi è sembrato che Gabor non l'abbia sottolineato questo fatto, pur essendo ungherese, pur avendo un background come nella carriera militare, lui era un colonnello dell'esercito ungherese, era andato negli Stati Uniti e operava in quegli anni e successivamente come impiegato presso gli uffici delle Nazioni Unite. Ed è grazie a Coleman von Chemisky se il segretario delle Nazioni Unite, Hutant, è stato sensibilizzato a questo tema e se poi tutto il discorso che è stato sviluppato anche per quanto riguarda Grenada e via dicendo è stato portato avanti. Se non ci fosse stato l'interesse e diciamo la sensibilizzazione fatta da parte di quest'uomo, non sarebbe successo quello che poi è successo. Quindi gli va riconosciuto a Coleman von Chemisky un grande tributo proprio alla memoria per l'attività disinteressata con cui ha portato avanti la sua passione per il tema dei giudici.